Domenica 24 settembre, sono quasi le 6 di sera e voglio farvi vedere questa scena apocalittica. Ci troviamo a Via Tommaso Fasano all'incrocio, incrocio per modo di dire, una strada piccola tra Via Tommaso Fasano e Via Comunale San Severino, quartiere Poggio Reale. Qua c'è un sottopassaggio. Voglio farvi notare questa scena apocalittica, sembra che abbiano buttato una bomba, che ci sia stata una guerra o qualcosa, come da altre parti che veramente c'è la guerra. Guardate a terra chi ci sta. Ovviamente ieri c'è stata un po' d'acqua, addirittura qua c'è una cabina dell'Enel, c'è un pezzo di una cabina dell'Enel che sta qua a terra. Ieri sera non c'era, adesso ci sono state due scariche d'acqua pesanti, una ieri e una oggi. Qua ci sono pezzi di un albero di Natale che ovviamente qualcuno ha pensato di buttare in una busta da qualche parte. Guardate qua a terra che ci sta. Sembra una guerra. Hanno lanciato una bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki. Guardate qua a terra. Semplicemente perché la gente abbandona di tutto qua sotto abbandona di tutto e anche da altre parti. Guardate le buste. Ieri sera c'era un bustone gigante che adesso non vedo, forse qualcuno ha spostato. Guardate l'acqua che sta qua. Si sente puzza di fogna, queste acque fogna. Le macchine si buttano e rischiano di rimanere qua. Perché non si nota, venendo dall'altro lato non sembra così alta. L'acqua si ostruisce, non va via, perché è sicuramente fatto male questo sottopassaggio. Sottopassaggi succede spesso, ma è soprattutto dovuto alla spazzatura che gli indigeni del luogo lasciano. Del luogo lasciano. Qui c'è una miscia che appena mangiato, ma vuole mangiare qualche altra cosina. Guardate qua a terra, l'erba alta che c'è, non la tagliano da un anno. Ma soprattutto guardate la spazzatura, che ovviamente tutta questa spazzatura che vedete qua a terra in realtà stava lì. E beh, che è successo? Ieri che l'acqua ha piovuto talmente tanto che l'ha trascinata fino a qui. E non è nulla, perché anche oltre è andata a finire addirittura in quest'altro canale di scolo. Qua dentro ci sono altri rifiuti caduti, trascinati dall'acqua, dalla corrente. Pensate alla potenza dell'acqua. La forza dell'acqua, ma soprattutto pensate alla spazzatura che sta a terra, che i miei concittadini napoletani lasciano tutti i giorni, abbandonano nel silenzio e nella complicità di altra gente, delle istituzioni che non fanno nulla, nulla di veramente. Dovrebbero pulire tutti i giorni, tutti i giorni. E invece cosa fanno? Ecco, c'è una macchina che arriva. Cercherà, non so se rimarrà qua dentro. Guardate qua che sta succedendo in diretta, signori. Guardate, guardate qua. Sei su Italia 1. Sei su Italia 1, bravo. Italia 1 ce l'ha fatta. Non ha capito il rischio che ha corso quel tizio, perché anche c'è una macchina anche abbastanza piccola. Eccoci qua. Guardate, guardate la corrente, guardate, guardate. L'onda della forza, spostamento dell'acqua con la macchina che è passata. Guardate qui. Ma la gente non si rende conto com'è alta, forse dal video non rende, ragazzi, che guardate il video. Voi non vi rendete conto com'è alta l'acqua. Dal vivo è tutta un'altra cosa, guardate. Altra macchina. Sei su Italia 1.
Non lo so, le macchine si stanno passando, ma io non ci proverei. Ecco che anche questo ci prova, ci ha provato. È andata. Ce l'ha fatta. Ci mancano solo i pesciolini e i granchi. E il mare, sembra il mare. Il Mar Tirreno. Eccoci qua. Guardiamo la spazzatura, com'è bella, tutta colorata. I colori dell'arcobaleno sono i colori dell'immondizia di Napoli, signori, signore e signori. Eccoci. Alla prossima. Una buona serata.